Come mai? Come mai? Come mai? È così. Come sono mai? Gli ultimi colpi. Pam pam. Poi sai come i fuochi artificiali. Pam! Boh. Lucianina. Ma, ma sono le 10 meno 5. No, meno, ma io non lo 7. So. Meno ma 7. Non lo so, ma perché non possiamo fare una trasmissione come Bruno Vespa di 5 minuti? 5. So, hai ragione, quello. 5 minuti, le facciamo, dammi 5, pam, così, finito. Sì, sì, è così. Noi, noi siamo già lunghi nel titolo, che tempo che fa. Vabbè, sì, però. Chiamiamolo Fa. Fa. Condotto da Fafà. Boh, eppure, eppure lui ci riesce, Vespa. Guarda che 5 minuti, cioè cosa fai in 5 minuti? Dai la ricetta del guacamole. Vabbè, ma sai, dipende. 5 minuti sono 3 fermate della metro. E lui riesce a trattare degli argomenti complessissimi. Vedi. Cioè che io non capisco neanche le domande, figurati le risposte. Cioè, tipo, parliamo della politica energetica della Cina. In 5 minuti e lui ci riesce. Tu invece arrivi all'ospite. No, io sono lento, poi più passa. No, è come aveva le mutande quando aveva 16 anni. E io dietro che friggo, friggo! Ma perché tu sei impaziente? Devi sono essere... nervosa, sono come nervosa mai? Come. Come mai sei? Come quegli, quello studio aspetta, di avvocati di. Di Parma, non so se hai sentito. No, cosa, aspetta, allora, praticamente. Sposto, paurissima di te. Vediamo il titolo. Paurissima di te. Cosa? Di te, di te. No, mamma mia. Parma, c'è ancora Burioni, perché io ho paura che si rompa quando fa questa. No, no, questo lo so yoga. Ancora fare. Conservatorio, messo sì. A tacere, fa troppo rumore. Praticamente, sì. Uno studio di avvocati. Sì. Ha detto che il conservatorio di Parma fa troppo rumore e quindi, in un modo o nell'altro, bisogna intervenire. Ma perché loro hanno lo studio. Hanno lo studio vicino, che poi voglio dire, se tu, insomma, mi sembra una cosa paradossale, se tu metti lo studio sopra un ristorante cinese, non è che ti puoi stupire se c'è odore di fritto. No, no, poi tra l'altro Parma, la patria del prosciutto crudo, ma anche la patria proprio di Giuseppe Verdi. No. E hanno addirittura chiamato l'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che poi l'ARPA che fa chiudere il conservatorio. Non si può sentire, non si può sentire. Siamo già nel metaverso. E quindi l'ARPA ha detto che in effetti i decibel superavano quelli consentiti. Sì. Però il conservatorio ha detto sì, ma voi l'avete misurati quando c'era il Covid, suonavamo con le finestre aperte per via del Covid. Insomma, è partito un torrone, mai più finito, adesso hanno fatto ricorso al TAR. Ma quello che io dico è questo. Cioè, il conservatorio lì dal 1825. Cioè, dobbiamo spostare il conservatorio perché dà fastidio agli avvocati? Cioè, non si spiega sta roba qua. Poi d'altra parte... Sono arrivati dopo. Ma certo, quindi... il conservatorio... Tu, è in una via che si chiama Strada del Conservatorio. Cioè, qualche cosa dovrebbe risuonarti. Cioè, non è Strada dei Mimi, Cioè, se volevano silenzio, dovevano andare a mettere lo studio vicino a un cimitero. Cioè, se vai a abitare vicino a un aeroporto, sentirai tremare i vetri quando passano gli aerei, vicino a una stazione sentirai sferragliare i treni. Se vai a abitare vicino a casa di Blanco... Ti conviene non piantare un rosetto così a naso, ecco. Poi, per carità, io li capisco anche, gli avvocati. Tu sei lì col cliente, blim blim, pre pre, put put, pat pat, è un po' che sclerici sta, perché... cioè, però sdrammatizza. Sì, però, sai, entrano al conservatorio che sono delle schiappe, escono che sono bravissimi, ma quando entrano fanno abbastanza cagare. Tu l'hai fatto conservatorio? Eh sì, ma io sono entrata che facevo cagare e sono uscita anche. Quale? Infatti, eccomi qua. Sto suonando, secondo te? No. No, quindi dico, anche gli avvocati che sono lì e sentono un pernacchio perenne, perché magari è quello lì che studia tromba, perché mille pernacchi tra l'altro, perché sono mille gli allievi del conservatorio di Parma. Che bello però, che meraviglia. Sì, mille sono tanti, quindi mille sclarinettate, mille strombazzate, mille fisarmonicate, e ti si stacca il calcare dalle vie urinarie. Cioè sei lì che parli col cliente e dice, scusi, lei si chiama... Mi chiamano Mimi. Capisci che ci sta che l'avvocato scenda e gli buchi il tamburo. Però abbiamo avuto sto 110%. Quanti cantieri ci sono in giro per l'Italia che ci fanno una testa così ai trapani, ai martelli pneumatici e quei tubi gialli che senti... I detriti che cadono. Ma che ti scoppia il cuore. Cosa vuoi che sia due arpeggi magari anche storti? Ma non sopportiamo neanche più i galli. L'avete sentito? La storia del gallo di Formigine.
No, queste me le sono perse. Allora vi racconto la storia di Pedro. C'era una volta. Guarda il titolo, eh? No, c'era una volta. C'era una volta un gallo che si chiamava Pedro che disturbava. E allora, insomma, i vicini hanno chiamato la polizia. Cioè, ma non stiamo bene. Tutta la mia solidarietà ai poliziotti, tra l'altro, che pur essendo Modena, diciamo, una città abbastanza tranquilla, magari... Insomma, hanno altro da fare. Che fare un verbale ad un gallo, Anche però anche i vicini, no? I vicini praticamente dicono, il gallo disturba, dovrebbe cantare un po' più tardi. Quando noi facciamo colazione. Ma scusa, il gallo canta quando sorge il sole, non è che puoi girargli gli amici di Maria per regolarlo, Il gallo non è Marco Mengoni. No, certo. E gli dici, guarda, stasera concerto alle 21 e lui canta alle 21. Cioè, anche il cannone del Gianicolo. Non è che gli puoi dire, invece che è a mezzogiorno, oggi puoi dare una cornonata alle 2 che stanotte mio figlio aveva la cagarella, ho dovuto stare sveglia tutta la notte. Poi il gallo fa così, si sveglia e fa chicchirichì, che tradotto significa, ehi ragazze galline, sono qua, sono pronto, adesso vi ciupo una per una, vi squacchio come si deve. Ma dai, va su. Ma dai cosa, perché le galline fanno fanno chicchirichì, fanno balbettano perché traballano ancora, è tutto lì il meccanismo. Ma poi anche la polizia cosa fa? Va dal gallo e lo multa? No, è difficile. E il gallo come paga? In nuova la coc? Cioè, lo porta in tribunale, processo e le galline vanno a deporre, dai. Comunque, è partito proprio il debello gallico, proprio. Le galline vanno a deporre. Le galline vanno a deporre. Ci è arrivato 3 ore dopo, però. Bello. No. Adesso la polizia sta chiedendo alla proprietaria una mediazione, ma come fai a mediare con un gallo? Cosa gli dici? Guarda, o canti alle 8, fai la fine del galletto Valle Spluga. Comunque, noi sentiamo sirene, allarmi, anche le campane, lo svuotamento dei bidoni del vetro, delle campane Mamma del vetro. Mamma mia, poi è tremendo. La mattina presto. È tremendo. Tu dici, oddio, l'apocalisse! E invece il vetro... No, è solo martedì. Perché pensa che poi, tra l'altro, questa storia è una storia che mi riguarda anche un po' da vicino, perché la mia vicina di casa, proprio la dirimpettaia... Le dai fastidio? No, non faccio chicchirichì. Però lei, la mia amica Camilla, ha preso delle galline, 5-6 galline. E ha preso... è perché c'ha un piccolo giardino. In campagna? Ma no, a Torino! E dove le tiene le galline? E le tiene in questo giardino che ha, poi c'è una gabbia. Ah, ma è piano terra, il giardino. No, volante, no, certo. Aspetta, sì, ha un giardino, ha un piccolo giardino e c'ha queste galline. No. Ma in un condominio, in un condominio? Sì, loro hanno... proprio vuoi la planimetria? No, io abito in un condominio, appunto, davanti c'è una casa, singola. Due appartamenti. Ah, due appartamenti. Lei sta sopra o sotto? Sotto. Lei sta sopra col giardinetto sotto, tra l'altro abbastanza sopra e sotto. Comunque vabbè, non te ne frega una mazza, non è irrilevante questo? No, perché adesso sentiamo proprio sapere, i dettagli. Dobbiamo essere precisi, allora, siamo un servizio pubblico, dobbiamo essere... Scusa. Ha preso 5 galline e un gallo. Ed essendo tifosa del toro l'ha chiamato Gallo Belotti. Solo che i vicini, sto gallo cantava la mattina e a me non dava, anzi mi piaceva, perché poi io mi sveglio prima ancora del gallo e quindi non e mi sei dava... sei tu che svegli il gallo. Sì, andavo lì, ehi gallo! No, e quindi i vicini di casa si sono lamentati. No, adesso non hanno telefonato alla polizia di Formigine perché non avevano il numero, ma si sono presi a gridare basta gallo, basta. Insomma, alla fine lei ha dovuto prenderlo e portarlo in una cascina. Però ci sono ancora le galline e io vi faccio sentire cosa si sente dal mio balcone la mattina. Questo è il mio balcone. Ma dimmi te. Questa... non è che abbiamo alzato il volume, e questo è quello che si sente. Io lo trovo bellissimo. Molto meglio di un locale di karaoke. A Torino. Poi c'ho anche le uova gratis. Sì, sì. Molto meglio del Invece non sopportiamo niente, neanche più i piccioni. L'hai visto quel bar che ha messo il cartello per i piccioni? Ma tutte tu le hai trovate stasera. Ma sì, guarda il cartello. E se veramente vi è andato lì i piccioni. Ma perché i piccioni sanno leggere? Vedono il cartello e dicono, oddio, posso entrare, non posso entrare.
Ma poi cosa fai? Li denunci per turbaggio molesto? Cioè, denunci anche i piccioni di Piazza San Marco per accattonaggio piccionico? Ma guarda che siamo belli fuori. Okay. Secondo me dovremmo trasferirci tutti in una via che ho scoperto, sì, che c'è a Pistoia, sì, che si chiama Via Abbi Pazienza. Io trovo bellissimo. Ah, una via che proprio ti dà pace. Vai lì, non so se è angolo, via, minchia, non ce la faccio più, però intanto, e non dobbiamo invece mai trasferirsi sempre a Pistoia in un vicolo che ti rappresenta, che si chiama Vicolo Brontola. A me non brontola mai. No, lui non brontola mai, sembra uno di quei pentolini quando vai sono a fare un nuovo sonno. No, figurati. E bisogna evitare invece molto un'altra via, che magari invece è una via carina, di Palermo, che si chiama Via delle Sedie Volanti. Che io... ho anche pensato, tutte che le bello volte, è bello, perché una via ha sempre, rappresenta sempre una cosa, ci che... ci sarà una storia. Sì, sì, magari c'è stata una rissa, si sono tirate le sedie. Non so, adesso scopriamo cosa vuol dire via delle sedie volanti. Magari c'è anche largo calcio in culo, cercate... No, no, smettila! No, però comunque con questo nervosismo serpeggiante, anche a New York non scherzano. Addirittura. Adesso non ne avete parlato con Antonio Monda, ma in realtà è uscita una legge a New York che impedisce di portare i cani sulla metro. Sul treno sì, ma sulla metropolitana no. Sulla metropolitana puoi far salire solo cagnolini piccoli che stanno dentro una borsa, oppure anche, che ne so, una cucciolata di volpini di Pomerania che stanno tipo sì, nel portabottiglio. Ma cani grossi no. Ma i cani grossi o hai una grossa cabina taglia, armadio, sì, oppure non puoi portarli. Sì. Allora, che cosa hanno fatto i newyorkesi? Hanno trovato la soluzione, vediamola. Ecco qua. E poi dicono gli italiani, eh? Hai capito? Hanno trovato il modo di rispettare la regola infrangendo la regola. Guarda, vediamone altri, perché non è mica l'unico, eh? Guarda qua. Cioè, d'altra parte, nella borsa blu dell'IKEA ci sta una libreria Billy, vuoi non farci stare un setter? Guarda che spettacolo! Poi ciascuno l'ha bucata a modo suo, perché poi te lo puoi anche tenere a spalle, oltre a farlo camminare. Ma guarda che la borsa dell'IKEA, è molto ridere. Filippa, se conosci qualcuno, diglielo. Che noi veramente, non so voi, ma la nostra vita cos'era prima della borsa dell'IKEA? Non aveva nessun senso. Cioè, pensa a metterle nella busta della verdura, quella di mais, si sfondava in un secondo. Invece, ma anche in passato, guarda per esempio i quadri del passato, anche quei quadri fiamminghi, per esempio, che c'erano i contadini e i nobili, erano tutti tristi, però i quadri erano pieni di dettagli e non si vedeva la borsa dell'IKEA, veri? Vedi, non ce n'era neanche una, no, perché no, erano tristi, nei quadri di... Ma poi è meraviglioso perché non si rompe mai, la ripieghi anche alla cacchio, non è un problema, non devi avere i tutorial di Marie Kondo. E poi è onnivora, ci fa star dentro qualsiasi cosa. Sì. Quando fai i traslochi, porti le crocchette del cane, i sacchi di terra quando devi travasare i limoni, dico bene. Poi a Pasquetta, a Ferragosto, il piumone, dove lo metti il piumone se non nella borsa delle chiacche a quattro manici? E a questo proposito, no, io ho scritto un ode. Proprio un'ode alla borsa dell'IKEA, no? Perché se me la tolgono io vado a fare il picchetto davanti alla bottega svedese e mangio tutte le polpette. Che dice così: o borsa dell'IKEA. Come o borsa dell'IKEA? Ma uno può cominciare. Grande invenzione, mano santa, soltanto nel vederti il cuore canta. O borsa blu, sei meglio di un diamante, per questo a casa ne conservo così tante. Sei grande, sei spaziosa, dentro di te ci sta qualunque cosa, dal cane al gatto al vaso di mimosa. I gomitoli coi ferri per la maglia, la macchina del pane, i piatti, la tovaglia, le pinne per il mare, la paletta col secchiello, braccioli già gonfiati e di paglia anche il cappello. Oh, borsa dell'IKEA, tu sei come il maiale, di te tutto ci serve, tutto vale. Tieni qualsiasi cosa, sopporti ogni dolore, non scucci mai una piega, sempre ti regge il cuore. O borsa, che blu sei come il mare, sei come il cielo terso e come il Viagra per ciupare. Non c'è borsa il tuo confronto che vinca la partita. Tu mi dai la sicurezza che mi serve in questa vita. Certo, non sarai una Louis Vuitton, ma puoi tenerti dentro anche quattro coperton. Persino il rumore che fai quando ti piego aiuta a rilassarmi l'ego. O borsa dell'IKEA, ti parlo dal profondo del mio cuore.
un amore come te vorrei trovare, che resiste alle intemperie e tutto riesca a sopportare. Ma che bello! Anche gli oggetti. Nel frattempo, se vuoi ti dico perché si chiama Via delle Sedie Volanti. Ah, dimmi. Sì, però non mangiare. No, dimmelo. Metti via. Sì, dai. Sedie volanti perché in passato era una via dove gli artigiani falegnami costruivano le sedie che si portavano, no? Che servivano per portare gli aristocratici, cioè i nobili, a spalla. Ah. E quindi che non toccavano terra, quindi erano le portantine, insomma. Ah, quindi fantastico. Quindi non è che se le tiravano dietro. Sì. Però dovevi saperlo prima di fare il pezzo, dovevi informarti. Io l'ho... Mi meraviglio di te. Oh mamma mia, che fatica questo uomo. Lo volete? No. Guarda, lo mettete nel bidone dell'umido. È un attimo, eh. Ma dai, ma cosa fai? Allora, senti, io... Sì. Allora, io sono tratta dalla borsa dell'IKEA, ma c'è chi è tratto da un'altra cosa, tipo la Bianca Balti. Vabbè, però adesso ne hanno già parlato tanto i giornali, non torniamo. Grazie, Luciano Letizia, basta. No, la Bianca Balti, non so se avete sentito... Sì, ho visto. No, tu l'hai sentito, voi avete sentito. Ma tutti hanno sentito, sì, nella trasmissione della Fagnani, sì, praticamente, ha fatto una dichiarazione, una sorta, tra l'altro, anche di premiera. Belve, cosa ho detto? No, Fagnani, ho detto Belve. Belve. Vediamo. Ecco, questo è il titolo. Vediamo esattamente il video e la sua dichiarazione, perché voglio sentire proprio le sue parole direttamente. Ma non serve. Prego il mio Dio di alleviarmi da questa attrazione verso il pene. Intanto... Prego il mio Dio, perché c'è un Dio che riguarda questo ambito. Vabbè. No, la tocca piano, la tocca piano. Sì, no? Sì. Questa attrazione a domanda a domanda risposto. Ma attratta, sì, a livello scientifico, perché se è scientificamente attratta, allora doveva fare l'urologo. Sì. Cioè, se, non ho capito, se attratta come una calamita... Cioè, sai, la calamita c'ha la lancetta che cerca il Walter come se fosse il Nord. Sì. No, poi fa ridere che l'ha proprio chiesto al cielo. Quando le ha detto io prego, ho detto oh mamma mia, di noi è diventata Claudia Coll. E invece no. Ma poi la cosa che fa ridere è non è l'uomo che le interessa. Sì. Cioè è proprio quella parte specifica, sì, lì. La parte, la parte per il tutto. Una metà. Esatto. Va bene, basta. Potrebbe essere di Jimmy o di Johnny. Mamma mia. Cioè una volta usufruita ci vorrebbe la botola nel vicino nel letto, sì, come nella trasmissione di Gerry Scotti, caduta libera. Branca, grazie. Esaurita la cosa. No, ma beh, a me piace perché intanto in un momento storico di grande incertezza, sapere che lei ha queste certezze granitiche è già un passo avanti. E poi almeno è una schietta che dice pene al pene, cioè, scusami, non è che sta lì, cosa ti piace di nuovo? Mi piacciono le mani, mi piace come cammina, bene, l'attaccatura del naso. No, mi piace. Va bene, grazie. Quella roba lì, sì, a tutti piace. Poi, dai, basta! A una certa età io, mamma mia, dovessi scegliere, preferisco la bagna cauda questo periodo. Comunque, dai, facciamo un attimo, se abbiamo ancora tempo... Allora, facciamo un attimo, apriamo la parentesi medicina 33, Elisir. La parentesi una medica in famiglia, no? No, volevo anche raccontarlo alla Bianca Balti, perché praticamente c'è una grossa novità. Per tutti i maschi, lo dico, attenzione. Siedo, Siediti. Allora, è in arrivo il pillolo maschile, l'anticoncezionale maschile. Attenzione, bene, perché dopo anni che ci hanno bombardato di ormoni come delle frisone, finalmente anche voi avete la vostra parte. Allora, però bisogna vedere se funzionerà, perché comunque ci sono state altre trovate, cioè altre medicine, altri anticoncezionali che non hanno funzionato. Per esempio, hanno iniziato con la puntura anticoncezionale per i maschi, che non è stato un grande successo, perché per i maschi le punture, sappiamo tutti che appena vedono fanno paura. Corrono come Bolt, no? Perché voi maschi siete strani, Beh, la paura, cioè, la puntura fa paura. No, perché poi andate a giocare a calcetto, vi sfondate i menischi e non fate quasi una piega. Andate in palestra, vi fate uscire le anche dalla sede e niente, stringete i denti. No, però quello... quando vedete un ago, sì, andate in catatonia proprio. Trauma da piccoli, là. Ma io sai che ho visto degli uomini agli hub vaccinali che correvano con dietro gli alpini, Perché... No, perché la cosa strana di questa puntura anticoncezionale, che attenzione, doveva essere fatta. Sì, va bene.
Ho capito, Luciano. Sugli amaretti di Saronno. Sui mandarini senza sé. Va bene, basta. Uomo, piuttosto che fare una puntura sui licis, sarebbe stato disponibile a fare quattro gemelli. E beh, insomma. Poi c'è stata l'avvento del pastiglione. Avevano fatto una pastiglia, ma era molto grossa e gli uomini non riuscivano a inghiottirla e rischiavano proprio l'effetto anticoncezionale perenne, praticamente. E adesso finalmente è arrivato il pillolo, che già il nome pillolo non mi piace, perché lo prende un uomo la pillola diventa pillolo, cioè se un maschio prende l'aspirina, non prende l'aspirino. Sì. Io anche se mi faccio male, sono una donna, non mi metto la cerotta. Vabbè, ho capito, adesso... Se ho l'orzaiolo non mi faccio, mi pacca sull'occhio. Chiederemo la crusca, adesso però andiamo avanti. Allora, adesso ti spiego come funziona. No, grazie. Prendimi dalle labbra come uno spaghetto prima del risucchio. Allora... Dunque, immagine orribile. Allora, come è fatto lo spermatozoo? Sappiamo tutti. Ma Luciana, però, dai. Medicina 33. Allora, lo spermatozoo. E siamo nati tutti da lì, amore. Sì, vabbè, ho capito, però non ce lo ricordiamo. Quindi almeno. Devi pregare anche tu il tuo Dio che non sei nato. Allora. Allora, praticamente. Lo spermatozoo è un nuotatore bravissimo, capisci? Infatti sì. Ha la forma più di girino che non di capriolo. Cioè, praticamente nuota sereno nel suo brodo primordiale come un Magnini qualunque, no? E se l'onda lo investe non perdo il costume come invece fai tu. Quindi lui nuota velocemente, così. Guarda, amico, lo faccio bene. Nuota velocemente. Fissa l'ovulo, che è la sua boa, e va dritto verso l'obiettivo, praticamente, no? Quando arriva, ha l'effetto rosa chemical. Salta addosso l'ovulo come se fosse Fedez e poi fa il suo dovere ed ecco perché siamo 8 miliardi. Allora, col pillolo, praticamente, lo spermatozoo nuota, ma non più tanto bene. Nuota male, nuota poco. Sta appena a galla. Tipo me. Così, cioè fa una specie di A barboncino. Sì, arranca. Diciamo come quando mettono le ganasce alle ruote della macchina perché sei in divieto di sosta. Immaginatevi lo spermatozoo con un Loden bagnato che nuota, ma non ce la fa tanto. Quindi non riesce ad arrivare all'ovulo direttamente. Poi quando finisce ancora, l'effetto, avanti, sì. Ricomincia a nuotare come la Pellegrini. È chiaro? Chiarissimo, grazie Luciana, non quindi, vedevamo l'ora. Me, adesso questa cosa funzionerà perché non ci saranno i no-pill, vedrai. Quelli che dicono, no, perché dentro c'è la formaldeide, l'alluminio, il 5G, la minchia Maria, no. Non ci saranno e tutti quanti prenderanno sto pillolo e vedrai che fra un po' di tempo ci sarà il pillolo doppio come le pastiglie della lavastoviglie. Da una parte il Viagra e dall'altra ci sarà il pillolo anticoncezionale, vedrete. Va bene. E per chiudere, sì. Questa settimana, l'8 marzo, c'è stata la festa della donna e io ho preparato una letterina. Oh mamma mia! Per le due donne che rappresentano in questo momento la politica italiana, cioè Ermeloni e R. Schlein. Eccole qua, che dice così. Cara Giorgia e cara Ellie, sorelle d'Italia, gemelle diverse, dama rossa e dama nera, presidenti di partito 1, presidenti di partito 2, donne du-du-du, oltre le gambe c'è di più. Questa è solo un'intestazione. Questo per, è per dire. Inizio. Sì. AD, virgola. Sì. Care Ringo Girl. Intanto grazie perché a noi che pensavamo che la politica in Italia sarebbe stata sempre una guerra tra prostate, avete regalato una speranza e soprattutto una novità. Non la Svezia, non la Finlandia, non la Danimarca, ma noi, l'Italia, il paese del bunga bunga, il paese che aveva il delitto d'onore fino al 1981, il paese che solo nel 1996 ha istituito le norme contro la violenza sessuale e considerato lo stupro un reato contro la persona, con voi ha fatto un balzo in avanti più della Iapichino a Istanbul. E per la prima volta il capo del governo e quello dell'opposizione sono donne. Quindi parlo a voi, Paola e Chiara, della politica nostrana. Si scherza. Voi che in comune non avete niente. Niente. Diverse come Shanghai e Pinerolo. Sì.
Giorgia, una donna, una madre, una cristiana. Elli, una donna con una compagna, ma non per questo meno donna. Avete detto che non vi abbiamo sentiti arrivare, come le multe. Beh, a dire il vero, una sì, è da anni che la sentiamo arrivare, la sentiamo forte e chiara, tonsille spiegate. Giorgia viene da destra, Elli da sinistra, infatti Giorgia ha avuto la precedenza, come da codice della strada. A Elli è toccato il PD, che non si sa se sia una promozione o un'espiazione. Finalmente, Giorgia e Elli, siete arrivate nella stanza dei bottoni dalla parte giusta delle asole. Avete sfondato il tetto di cristallo e adesso vi tocca pure pulire le schegge. Voi due siete un simbolo, più di mille mimose. Ora avete l'onore e la responsabilità politica di lottare per i diritti di tutte le donne, di qualsiasi schieramento politico, da nord a sud, di destra e di sinistra, madri, non madri, sposate, divorziate, single, gay, etero, cristiane e agnostiche. E non solo. Dovete lottare con noi anche per tutte le altre, le donne afghane, siriane, iraniane, immigrate, profughe, perseguitate, persino le babushke ucraine che resistono in mezzo all'inferno. Ecco, guardate questo video, circolava in questi giorni. Noi siamo lei, la donna georgiana che sola, facendosi largo tra gli idranti della polizia, sventola la bandiera europea, la bandiera della libertà e dei diritti. La sua forza e il suo coraggio devono essere la vostra forza e il vostro coraggio. E chiudo con un augurio. Come dice nel film di Sorrentino Antonio Capuano, il protagonista, non ti disunire. Ecco, non vi disunite, non perdete il cuore da qualche parte. Rimanete ancorate alla realtà. Procedete, anche distanti, ma nella stessa direzione. Non concentratevi sul trovare i colpevoli. Studiate le cause e impegnatevi nelle soluzioni. E soprattutto, coltivate la pietà. E ricordate sempre, to turn is make one. Luciana Littizzetto! Ecco Lucianina, e a proposito di quello che ha detto Luciana e di grandi donne, subito dopo la pubblicità aspettiamo qui in studio una grandissima donna, l'orgoglio del nostro paese, Samantha Cristoforetti.